Oddio. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Crash Bandicoot. La copertina di Crash Nitro Kart rende chiaro che questo è un gioco di corse cartoon. La copertina NTSC mostra Crash, Cortex e Oxide guidare in un deserto, con Crash che a malapena schiva un missile lanciato da Cortex, che per qualche motivo si presenta con il suo modello d'aliena di Cortex, ma non lo so. Ora che ci penso, se la copertina di Crash Team Racing non era così elegante, penso che avrebbe beneficiato di un missile o due, ma a pensarci un po' di più forse avrebbe rovinato lo stile minimale dell'immagine. Tornando a Crash Nitro Kart, mi piace molto come abbiano inserito l'orologio nello sfondo. Questo elemento rende le cose meno noiose e molto più intriganti. Anche se mi sono sempre chiesto, perché cazzo è in senso antiorario questo orologio? Col senno di poi, forse avrebbero dovuto scegliere una pista molto più bella per fare da sfondo per la copertina, come Viale Elettrone o Wumpa Meccanica. Per quanto riguarda la copertina PAL, Crash Nitro Kart non nasconde minimamente il fatto che il gioco è un rifacimento di Crash Team Racing. Anche se Crash è visibilmente migliore rispetto alla copertina NTSC, lo sfondo a scacchi era già stato usato precedentemente, appunto in Crash Team Racing. Sono sicuro che questa cosa è stata fatta intenzionalmente. E posso anche capire perché. Crash Team Racing è stato divertente e popolare. Cacchio, lo è tuttora. Così qualcuno ha fatto i giusti calcoli e ha deciso di usare il suo successo. Non posso biasimarli per questo. No, aspetta, sì che posso. Inoltre non capisco perché abbiano deciso di mettere quell'uno sul kart di Crash. Cosa stavano cercando di realizzare? Ancora una volta il Giappone prende spunto dalla copertina NTSC. Presenta la stessa vista, ma la disposizione è decisamente migliore. Anche se Oxide è misteriosamente scomparso. Non ti dimenticheremo. L'orologio è stato mantenuto sullo sfondo, ma ora è molto più evidente. Credo che il più grande vantaggio di questa copertina rispetto a quella NTSC è il modo in cui sceglie di presentare i suoi elementi. Quella NTSC sembra un copia e incolla di elementi su uno sfondo generico. La versione N-Gage del gioco è uscita più di 6 mesi dopo l'uscita regolare di Crash Nitro Kart e di conseguenza la sua copertina utilizza il design più recente di Crash proveniente da Crash to Insanity, utilizzato anche per Crash Fusion. Gli altri personaggi hanno lo stesso design di prima, cioè addirittura Cortex ha ancora lo stesso design dell'ira di Cortex, no, non capisco perché, ma sono in lontananza, in secondo piano. Anche in questo caso, un solitario missile, sparato però stavolta da Vaini, quasi colpisce Crash, elemento importante che mostra il sistema di armi presenti nel gioco. Amo i colori di questa immagine, in particolare il cielo viola, che sembra davvero azzeccato per la pista Tempio di Tiny, nonostante non sia utilizzato nel gioco vero e proprio. E anche oggi l'episodio di Crash Bandicoot è finito. Come sempre vi invito a seguire la pagina Crash Bandicoot Zone e il forum crashzone.forumcommunity.net. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, se no ogni carta di Crash Nitro Kart vi lancerà un missile. Ciao ciao!